Hola luchadores e lucidatori di Hula Hoop, ben ritrovati dal vostro cacciatore Silverius. Eccoci qua. Allora, come detto, dobbiamo proseguitare in questo giramento di palle che è l'avanzamento in questo dungeon. Adesso aspettiamo che arrivi il prossimo macigno. Grazie, salve! E poi ci apriamo la porticina con somma grazia. Salve, quale cortese sorpresa aspettarmi all'uscio. Guardi, non avevo bisogno di un buttafuori, mi buttavo fuori già da solo, già da piccolo. Allora, sbirciamo un po' in giro. C'è un passaggino lì, sento dei versi provenire da altrove, che presumo che altrove sia anche collocato sopra. Io per indole vedo di continuare sul piano in cui mi trovo, per poi pentirmene quanto prima, eh. Siamo in una di quelle stanze dove si trovano gli scrigni e dove si possono spaccare tante statuine onde evitare brutte sorprese e via dicendo. Ma c'è nulla in questa stanza soprattutto? Cioè, volete farmi credere che sto facendo tutto sto casino per niente? Ah no, c'è qualcosa, c'è qualcosa. Ma non mi fregate, io scasso tutto lo stesso, perché non vorrei mai che poi apri il bauletto e salta fuori un Doberman. 4 fiale di sangue! Fighissimo! Non è che per caso qua c'è un muro invisibile, o un siluro indomabile, o un termosifone arzigogolato. Niente. Niente. Questo simpatico altarino... Però stavolta non rappresenta prettamente la runa del cacciatore. No, c'è qualcos'altro di mezzo. Sto cominciando a sospettare. La lanterna indica qui. Niente, io mi illudo sempre che troverò prima o poi il muro illusorio. Perché non avendolo ancora trovato, non ho neanche la minima idea di come identificarlo. Quindi per ora ci accontentiamo così. Allora, c'era la scaletta. Sì, che bello! Mi piace quando saliamo e poi troviamo dei comitati di benvenuto che ti fanno fare tanta pupù in mano. No, per ora no. Sento dei rumori poco rassicurevoli. Eccoli. Salve! Dove vai? Spiritosone, volevi giocare a nascondino, eh? Vai a infrapparti con qualcun altro. Essere vergognoso. Allora, non so perché potevo andare di là e mi è venuto da di qua. Domanda, quello sta dormendo o lo abbiamo già ammazzato? No, sta dormendo. Quindi... Pumpati questo! Aspetta un po', ho un'idea. C'ho come una vaga idea. Pompati questo! Pompati questo! No, no, mollami, mollami, mollami. Sono riuscito a rimetterlo dove era prima. Pompati questo! Ok. No, vabbè, non c'è verso di spostarlo. Volevo farlo cadere perché vedo quell'interruttore là e magari... Sapete quei concetti un po' zeldiani del se ci metti un peso, poi sai com'è. Vediamo un po', mica che risusciti qualcuno una volta aperto questo scrigno. Polso del saggio. Bene. Se c'era anche del formaggio. Perché parlo sempre di cibo? Perché ho sempre fame? Forse perché faccio i video in pausa pranzo? Può essere. Cioè, non è che un può essere, può essere. Mo salve. Guardi, di là c'era il suo collega, ma le garantisco che non sono stato io. Anche se può sembrare che sia stato io, non sono stato io. Ma davvero facciamo così male? Cioè, sono dotato di un'indomabile cattiveria, di un ciuffo ribelle. Va bene. Ok. Mo fa tombare per tre.
che figata, siamo pieni di muffa. Potremmo andare a venderla a quelle ditte dove fanno l'antimuffa. Ah, ok, era... vabbè, era lì già da prima. Oh, questo mica l'avevo visto io. Tutti questi marchi di... neanche questo l'avevo visto. Tutti questi marchi del cacciatore ardito non mi piacciono per nulla, se devo essere sincero. Se invece devo raccontarvi una balla, vabbè, mi piacciono un casino. Voglio trovare secchi e secchi di marchi del cacciatore ardito. Yeah. Mi piace perché sento sempre il rumore costante dei macigni che rotolano, però non siamo mai riusciti a beccare la stanza da dove vengono rotolati. Cosa che probabilmente troveremo fra poco. Venghino, venghino, uno alla volta, avanti, c'è posto per tutti. Senza fretta. Perfetto. Venghi cagnetto, vai bravissimo, sbaglia il salto un'altra volta e mi fai felice. Oh, bravissimo, va bene così, non preoccuparti, non mi offendo mica io. Per così poco, su via. Lei prova mai della sacchezza delle fauci? Sacchezza, ho detto, no, secchezza. Smettila di fare queste stupidaggini, che poi fai casino. Quanta roba! La campana! Allora, proiettili, muffa, miscela di sangue acre, muffa, vabbè, vorrà dire che farò così. Ho sempre sognato di suonare una campana con un colpo di pistola. Ed essendo io un pistola, vi garantisco che mi dà tanta gioia la cosa. Un giorno o l'altro capirò che non dovevo suonare le campane, perché genereranno mostri abnormi. Ora la domanda è... io, in quanto Silver, mo ricordo dove minchia devo andare o... no, vero? Perché sento quel rumore liquido? Non mi piace per niente tutto ciò. Ma proprio per niente, 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 niente. Allora, di lì ci siamo già stati, vero? Sì, direi di sì. Ah, ok. Benissimo. Quindi, per questa zona, basta. Deve essere di un bello trovarsi lì sotto al momento giusto. Siete presente quando avete il collo un po' incriccato? Ecco, vi scende uno di quei cosi lì, vi garantisco che vi passa il mal di collo. Sì, il tizio morto era là sopra e questo interruttore azionava quella trappola che avevamo provveduto a disintegrare. Quindi il mio ragionamento era farlocco e il tizio morto era morto. Vabbè, ok. Un giorno capirò di che morte è morto. Siamo venuti da là noi, vero? Sì, c'è la lanternina. Perfetto. Quindi presumo che il marchio del cacciatore ardito serva come scorciatoia in questo caso, perché su via. Bisogna essere dei gran pelandroni. Bravissimo, mi piace come ti ricoltelli nei muri, sei fantastico. Allora, questa stanza, o perlomeno la sua copia identica e spiaccicata, era quella in cui avevo calpestato erroneamente una trappola, nonostante la circospezione con cui l'avevo affrontata, ed era comparso l'universo con l'intento di aprirmi il deretano. Quindi presteremo attenzione, perché lì nel pavimento si può celare ancora qualcosa che non andrebbe calpestato. E ce ne andiamo tomi tomi cacchi cacchi. Allora, la domanda è, prima sopra o prima sotto? Prima sopra o prima sotto? Va bene, prima sotto. Così, in scioltezza. Solo perché sono un pelandrone. Sembra un'arena questa. Ma non lo è. Non c'è nessuno. Mi hanno lasciato il cielo cioletto. Ah, no, ci siete. Volevate fanfalucarmi, bravi. Ma bravi. Sì, bravissimi. Oh,
adesso ve ne andrete a vantarvene con gli amici. Avevo fatto l'imboscata al Silver, c'era quasi cascato. Peccato che ha usato la fiala di sangue, ne può usare ancora una, visto che gliene abbiamo lasciate in giro parecchie. Ecco, bravi. Voi continuate ad andare a bullarvene con gli amici, eh. Vediamo un po' che troviamo. Proiettili di mercurio. E grazie al cacchio. Che due biglie. Detesto trovare cose che non mi servono. Mannaggia i pischietti. Allora, dobbiamo salire perché dobbiamo cercare la leva per sbloccare. Sì, magari se non agissi da ubriaco. Grazie. O se almeno bevessi prima di agire da ubriaco. Perché agire da ubriaco a gratis toglie tutto il divertimento. Fornisce un gran risparmio, eh. Però. Ok. Questa è come la stanza del... Sì, è ancora la stanza del cannone, però stavolta il cannoniere c'è. Abbiamo il capocannoniere. Oh, salve. Mi piace quando le stanze conducono a stanze, che danno su stanze. Scusi, mi fa vedere dove vuol sparare lei? Di lì? Così, guardi, eh. Ciao, Gesù! Vabbè, mi spiaceva che non l'avesse fatto lui. Ok, anche tu andato. Quindi qui di nuovo si dovrebbe scassare un pavimento. Però io voglio romperlo, ma non caderci. Voglio romperlo, ma non caderci. Non si rompe. È per quello che non ci cado. Che figata. Ok. C'è nessuno? Salve. Buongiorno. Dovrei consegnare quel pacco di banconote fasulle del Monopoli. Mi hanno lasciato solo. Non c'è più nessuno che vuole giocare con me. Sono disperato. Notare la mia voce cavernosa da prode cacciatore in preda al testosterone. Ok, ci sono delle scale, quindi c'è anche gente. Sì, c'è gente, mi piace quando c'è gente. Di norma mi fanno più paura le stanze vuote che quelle piene. Questa è una cosa poco normale, però vabbè, voi lo sapete che tanto Silver è poco normale, quindi. Allora, prima di cadere nel trappolon, scassiamo il pippotton. Voilà. Sto cominciando, probabilmente ci cadrò ancora come un salame, però sto cominciando a farmi l'occhio anche alle trappole. Vieni, vieni. Venga, non si sia timido. Orsù. Lì non c'è nessun. Dai, che se ci liberiamo di voi uno alla volta riusciamo anche a tirare la leva prima di finire il video. Bravissimo. Venga, 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 venga. Bravo. Perfetto, va bene, fa niente, anche se mi ha colpito con vieminze. Ok, venga, 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 preciso! Yeah! Vuota! E tu invece, beccati questo! Basta, già finita la festa. Che palle. Lo so, sono un vigliacco. Adesso faccio il bullo, me la rido, ma poi ne riparleremo quando scenderemo a livelli più infimi. Che ho raccolto? Ok, sangue rituale per tre. Ok, vediamo se qui c'era qualcosa. No, c'era solo il carretto che bloccava la strada, quindi possiamo risalircela di là. Nel frattempo si sta anche avvicinando l'ora di tornarcene bellamente e bullamente. Bellamente e bullamente anche al sogno del cacciatore, eh? Lo faremo quanto prima. Ok, anche perché dobbiamo spendere gli echi del sangue, non per altro. Per cui lo faremo magari, lo farò off screen. Una volta tornato alla lanterna principale, e noi ci vedremo poco prima della stanza del boss. Perché? Oh no, c'è un'altra porta lì. Allora nel prossimo video cominceremo da quella. Ossia apriremo questa porta qui e scopriremo cosa ci aspetta. Cosa ci aspetta? Io ho bussato, magari aprivano. Vabbè, ciao a tutti ragazzuoli, alla prossima. Ciao ciao.